Oggi volevo fare questo video sulla mitica Kat Von D. Allora, Kat Von D, mega evento, è arrivato in Italia, è arrivato online il 1 aprile e l'8 aprile in tutti i negozi. Credo in tutti i negozi, sì, perché ho visto che nelle mie zone praticamente facevano eventi l'8 aprile in tutti i Sephora. Vi volevo far vedere cosa io ho acquistato e cosa già avevo, così per darvi un consiglio, darvi un'idea, per ciacciare, insomma. Allora, io già avevo acquistato Kat Von D l'anno scorso sul sito... aspetta, ora ve lo dico! Un sito spagnolo, Fort Inglés, no aspetta, io vabbè, sono veramente scandalosa con i nomi. Vabbè, via, ve lo scrivo perché tanto, cioè, vabbè, ciao, arrivederci, grazie. Fort Inglés, vabbè, insomma, è inutile che ci sto qui tanto io storpio qualsiasi nome. Comunque, su questo sito spagnolo che appunto spediva in Italia. Poi, improvvisamente questo sito si è svegliato una mattina e non ha più spedito, a quel che ho capito, polveri, quindi palette, ma credo che spedisse solo rossetti o cose comunque liquide. Vabbè. Comunque, in ogni caso vi faccio vedere cosa ho preso. Vabbè, già l'avete vista, ovviamente. Io ho preso subito lei, e meno male, perché poi appunto non spedivano più. Questa è, credo, la palette più famosa, la trovate, e è bellissima, veramente bellissima, a parte il packaging, non so se notate lo specchio, sono tutti colori matte, non sto tanto a soffermarmi perché la conoscete strabene, praticamente sono tutti questi colori, questi loro li chiamano, ho scoperto, queste due polveri per il contouring e questa per il blush, come blush. In ogni caso, ovviamente si possono utilizzare come polveri anche per truccarsi, anche perché questo è un burro perfetto per andare proprio sotto l'arcata, quindi è spettacolare. È una palette meravigliosa, non c'è niente da dire, stupenda, meravigliosa. Tra l'altro, quando ho fatto l'ordine io, ho fatto subito l'ordine venerdì sera, che non era ancora il 1 aprile, e lo faceva fare l'ordine, non prendevano il 10%. Invece poi sono andata in negozio, e poi vi dico il perché, disavventura, e mi hanno detto le commesse che poi adesso prendono anche il 10%, quindi se avete anche il 10%, perfetto. Poi, sempre da questo sito, ho preso ovviamente l'eyeliner e il tattoo, che è... bellissimo, meraviglioso, stupendo, nero, non nerissimissimo, il più nero al mondo, ma nerissimo, scrive benissimo, è facilissimo da utilizzare, veramente top. E poi avevo preso un set con questi tre prodotti, sempre eyeliner, quindi praticamente ce l'ho già di riserva, anche perché questo mi sa che tra poco è finito. Una tinta e un rossetto. Allora, la tinta è la... qui ci vuole gli occhiali. No, Outlaw, che è un rosso. Ve lo faccio vedere. È proprio un rosso classico. Bellissimo. Queste tinte a me piacciono molto. E il rossettino, che è il famoso Vampira, che... molto scuro. Praticamente... ora sulla mano rende molto meno, sulle labbra è bellissimo, è un bordeaux molto scuro e bisogna stare un pochino attenti a metterlo, perché se si contorna bene le labbra non c'è problemi, se no bisogna stare un attimino, avere un attimo d'accortezza, perché può essere leggermente disomogeneo, però è veramente molto 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 bello. A me sinceramente i rossetti di Kat mi piacciono da matti. Bellissimi. Ora so che dovrebbero fare delle nuove formulazioni il prossimo anno, perché comunque alcuni colori danno dei problemi. Sinceramente io ho tre rossetti e mi durano una vita e non mi danno nessun problema, sinceramente non mi seccano le labbra, cioè stupendi. Poi,
con l'arrivo appunto di Kat in Italia, come potevano fare un ordine? Potevano fare un ordine, però vabbè, intanto godiamoci gli acquistini, perché ora mi devo dare una stoppata, quindi mi sa che di haul ne vedrete molto pochi, ecco. E ho talmente tanti trucchi che potrei fare haul finti praticamente. Però vabbè, non lo farei mai. Allora, io cosa ho acquistato? Ho acquistato due rossetti, la tinta e l'ombretto, che è il... Non su. Mamma mia, veramente. Un best seller praticamente. Vabbè, io peggioro sempre di più. Più cresco e più peggioro nel parlare. Beh, mi fa piacere. Comunque, ho preso questi due rossetti. Uno è il Chula e l'altro è il Cathedral. Sono due rossetti entrambi particolari, cioè sono due nude, anche se il Chula non è proprio nude, ma è un colore veramente straparticolare. Prima di tutto il Cathedral è quello che mi vedete adesso e ve lo faccio vedere anche ovviamente nello stick, ed è questo. È veramente bellissimo, è di quei nude che piacciono a me, un pochino più scuretti, perché ero un po' indecisa se prendere il Lovecraft, ma sempre per il problema che ho io, nel senso che quelli troppo chiari poi non mi stanno bene, allora poi ho deciso questo e ho fatto strabene. Ve lo metto accanto a Vampira, così potete vedere, è un rosa cacao, molto bello. Poi ho preso il Chula, che vi dicevo che è un colore veramente particolarissimo, perché è un colore indefinito. Io in teoria posso dire che è quasi un nude, ma non lo è alla fine, perché c'è molto pigmento rosso e arancio all'interno. È veramente molto molto particolare, a me mi ricorda un pochino i colori di Halloween, ma secondo me è un colore che si può utilizzare tutto l'anno e secondo me sarà anche bello con l'abbronzatura. È un, passatemi il termine, nude, perché per me sono comunque nude questi colori, però è un corallo spento con dentro dell'arancio, con dentro del marroncino, del mattonatino. È veramente particolarissimo, particolarissimo. È un mattone spento, a me piace da morire, da matti. Secondo me anche per chi ha i capelli un pochino ramati, stupendo. Poi, come potevo non prendere ovviamente la tinta Lolita, quindi tinta Lolita conosciuta, straconosciuta, e veramente non sto neanche più di tanto a parlarne. Vi faccio lo swatch accanto al rosa, è un colore stupendo, infatti quasi quasi, che è questo, quasi quasi avevo la tentazione di prendere il rossetto Lolita, però ho detto vabbè, prendiamo la tinta e bello bello bello. Poi le tinte sinceramente mi piacciono, perché a me non seccano neanche più di tanto, sono veramente formulate molto bene. E poi come ultima cosa, appunto, come vi dicevo, questo, e qui ho avuto la disavventura, in quanto mi è arrivato appunto il pacchetto e praticamente era frantumato questo ombretto. A quel che ho capito, comunque, questi ombretti sono un po' delicati, quindi attenzione, perché penso che prendono una botta o cascano, si rompono subito. Comunque, allora, io ho preso l'ombretto famosissimo, rullo di tamburi per il mio inglese, Thunderstruck. Vabbè, dai, ci può stare. Ed è praticamente il colore più chiaro. Questo qua per Kat Von D è un colore must have, in senso multitasking, nel senso che non è un semplice e proprio ombretto, in quanto ha una luminescenza talmente bella, io porto tre volte che lo apro, perché si usa appunto come illuminante. Guardate cosa non è, guardate cosa non è, sia come illuminante, come al solito la gatta, sia anche sulle tinte, soprattutto le tinte scure, dato appunto sul centro, dà un effetto veramente metallico e spettacolare. Il colore è questo, ve lo faccio, me lo metto qua, guardate cosa non è.
Ora io me lo potrei provare anche su questo che è Cathedral, però vediamo cosa viene fuori. Secondo me su questo rende poco. Aiuto, gatta. Un po' metallico. Ora, messo secondo me su un rossetto del genere non rende, ma messo su un rossetto particolare, un bel prugna scuro, un bel blu, un bel nero, dà un effetto veramente uno spettacolo della natura. Quindi questo qui lo volevo assolutamente, bellissimo, stupendo. Quindi questi sono tutti i miei acquistini e spero di avervi fatto compagnia e anche magari di avervi dato un consiglio se magari avevate dei dubbi su qualche prodotto di Kat Von D. E spero al più presto di poter acquistare qualcos'altro. Ora l'ho dichiarato che mi stoppo, però è veramente un marchio secondo me che ne vale la pena, qualità prezzo veramente eccezionale, non ha prezzi stra altissimi a livelli comunque di un rossetto di Kat, è come un rossetto di MAC alla fine, o come Urban Decay, Too Faced, quindi siamo sì non certo un low cost, ma tra il packaging, il prodotto in sé e la qualità sinceramente sono veramente degli ottimi prodotti. Vi saluto, vi mando un mega bacio e alla prossima, ciao!